abbiamo fatto tanto per mettere un punto dove ci si poteva ritrovare. E prima qua si faceva la solita focara, no? Quindi si festeggiava proprio sto Sant'Antonio. Si sentiva, diciamo, questa festa. Un atto vandalico, almeno così sembrerebbe, quello che ha portato alla distruzione della statua di Sant'Antonio Abate nel rione Ariasana di Lecce. Nella serata di domenica 28 ottobre scorso, infatti, la statua del santo, sede di ritrovo per grandi e piccini, vista anche l'attività di giostrine per i bambini, è stata trovata completamente distrutta, con i residenti che non riescono a darsi una spiegazione. Esattamente, quando l'ho letto io sono rimasta proprio pietrificata. E infatti ho detto, ma una sbattuta di testa in faccia al muro, mai? Sì, io sono al lavoro, ero al lavoro ogni giorno, ma non abbiamo capito se è successo la mattina o la notte. È deprimente quello che è successo. C'erano molte persone che andavano ogni mattina vicino a Sant'Antonio, e ieri diverse persone, ti dico, c'era pure anche un mio amico carissimo, si è messo a piangere ieri. La speranza è che le indagini degli inquirenti non rilevino alcun fatto vandalico, ma magari solamente una forte pallonata involontaria di qualche bambino con un tiro niente male.